ADN Kronos e MWW Group brindano Wine, il nuovo canale dedicato al vino. Concerto barocco con il maestro Pappano nella chiesa di Sant'Agnese in Agone, a Piazza Navona. Il pianto di Simba dall'Ucraina all'Italia. Dall'Enea un nuovo impianto solare per l'industria italiana. Donna Sport premia gli atlete bravi a scuola. È stata presentata a Roma, presso il Palazzo dell'Informazione, ADN Kronos Wine, la novità editoriale all'interno del portale adnkronos.com, interamente dedicata a produttori, consorzi e più in generale a tutti i protagonisti del settore vitivinicolo, una delle industrie più iconiche del Made in Italy. Il nuovo canale di informazione giornalistica è frutto della collaborazione tra l'agenzia ADN Kronos e vendemmie.com, il magazine online dedicato al mondo vinicolo, lanciato da MWW Group, il gruppo di comunicazione ed eventi che realizza la Milano Wine Week. Alla presentazione è intervenuto anche Gianmarco Centinaio, sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. In questo momento noi abbiamo il vino che è l'ambasciatore del Made in Italy, del Made in Italy dell'agroalimentare, ma di tutto il nostro paese. Un bicchiere di vino diventa un po' un pacchetto turistico, rappresenta territori, il vino è un prodotto identitario e quindi bisogna spiegarlo, bisogna raccontarlo soprattutto a quelli che non lo conoscono, lo conoscono poco o hanno dei pregiudizi. E quindi l'idea di lanciare un canale tematico va nella direzione di aiutare il nostro ambasciatore. L'obiettivo di ADN Kronos Wine è contribuire alla comunicazione diretta al consumatore sul valore del vino in Italia e a livello internazionale, attraverso contributi testuali, fotografici, audio e video, e di diventare un polo informativo quotidiano anche per gli addetti al settore. Manlio Di Stefano, sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri, ha ricordato l'enorme potenziale inespresso del vino italiano anche in termini di export. Il sud-est asiatico, tanti paesi in Asia anche, crescono in doppia cifra sia in demografia che in benessere. Quella è tutta una fetta di potenziali acquirenti futuri delle produzioni italiane, sia nel mondo del vino che nel mondo dell'agricoltura, che fanno il 25% del nostro PIL. Dare per assodato che questa gente conosca il vino sarebbe un grave errore. Bisogna comunicare per fare educazione in qualche modo al consumo di vino consapevole e responsabile, come lo facciamo in Italia e in Europa, anche a queste persone, per fare in modo che una percentuale di queste possa apprezzare il buon vino italiano e il buon cibo italiano. Questo nesso farebbe la differenza percentuale nell'export italiano nei prossimi anni, che è già cresciuto anche nel 21, abbiamo segnato una ripresa con un più 12,4% sul settore del vino, ma il potenziale lì, in quei paesi, è enorme e noi dobbiamo provare a prenderlo in qualche modo. Un'iniziativa come quella del portale nuovo di ADN Kronos con Wine è sicuramente uno dei tasselli di questo grande scenario che ci auspichiamo. Un concerto straordinario per celebrare il periodo di maggiore splendore dell'arte genovese a cavallo tra il 600 e il 700. Questo il concerto barocco che si è tenuto a Roma il 20 aprile con il maestro Antonio Pappano, che ha diretto l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nella splendida cornice della chiesa di Sant'Agnese in Agone a Piazza Navona. Trasmesso in streaming sul sito web di Webuild, ha coinvolto ed emozionato il pubblico grazie alle suggestive proiezioni in diretta a Roma sulla facciata della chiesa di Sant'Agnese in Agone e a Genova a Piazza dei Ferrari sulla facciata di Palazzo Ducale. Una serata unica, questa, è di grande musica, ispirata ai grandi esponenti del barocco musicale italiano, che ha avuto come protagonista il maestro Sir Antonio Pappano, direttore musicale dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma e del Covent Garden Royal Opera House di Londra. Un programma dal grande fascino che ha ripercorso i fasti di quegli anni con musiche di Vivaldi, Corelli ed Handel per rendere omaggio a tre grandi musicisti e protagonisti del periodo più fulgido dell'epoca barocca. E
come dice il maestro Pappano, la chiave del barocco è che tutto danza. L'evento rientra tra le diverse iniziative del progetto culturale Super Barocco, dedicato al barocco genovese, per cui WeBuild ha deciso di affiancare il comune di Genova e le scuderie del Quirinale e segue l'inaugurazione a Roma del 25 marzo scorso della grande mostra Super Barocco, arte a Genova da Rubens a Magnasco, ospitata dalle scuderie del Quirinale. L'esposizione è frutto del lavoro corale di scuderie del Quirinale e National Gallery of Art di Washington, con la speciale collaborazione del comune e dei musei di Genova e la partecipazione di WeBuild. Occasione per vedere fino al 3 luglio decine di grandi opere d'arte provenienti da prestigiosi musei del mondo e collezioni private. Mostra che prosegue virtualmente a Genova con un'altra esposizione sul barocco, La forma della meraviglia, capolavori a Genova tra il 1600 e il 1750, allestita all'interno dell'appartamento del Doge di Palazzo Ducale fino al 10 luglio prossimo. Due appuntamenti unici curati da Jonathan Bobert, Piero Boccardo e Franco Buggero. Simba è un gatto arancione che ha sempre vissuto con la sua famiglia, Svetlana e Enzo. Lei ucraina, lui italiano. La coppia vive in Italia con la figlia. Quando scoppia la guerra, però, si trovano a Leopoli, a casa della famiglia di lei. La fuga è rocambolesca, in macchina si stringono in sei con nonna, figlia e tre nipoti piccoli. Al seguito anche un cane. Simba, che non ha mai amato viaggiare in macchina e che del trasportino non ne vuole proprio sapere, non vuole partire. E noi... di corsa abbiamo dovuto scappare quando hanno cominciato a bombardare vicino Leopoli. E come la macchina è piccola, lui non gli piace tanto viaggiare dentro macchina, trasportino non si parla proprio. E non potevamo prendere, perciò mi sono messa d'accordo con vicino, che lui mi tiene finché non torniamo noi. Però come mancava tantissimo. E mio marito lavora con un signore che sua moglie si preoccupa di gatti, gli raccontava tutta la storia e lei dice: guarda, ti possiamo aiutare, se vuoi ti do un numero, tu chiami, così loro vengono a prendere, che è stato così. Svetlana ed Enzo però non possono ancora immaginare l'entità del conflitto che sta interessando il loro paese. Quando comprendono l'evoluzione della guerra iniziano a temere per il gatto e si attivano per chiedere aiuto. Svetlana ha un rapporto simbiotico con Simba che l'ha aiutata più volte ad affrontare momenti difficili della sua vita. L'appello arriva quindi all'Ente Nazionale Protezione Animali che in Ucraina ha contatti con diverse associazioni sul posto per organizzare il trasporto dei tanti carichi di aiuti mandati, oltre 149 tonnellate tra aiuti per animali e persone. Oltre un mese fa riceviamo una segnalazione, un appello disperato. Una famiglia fuggita dall'Ucraina non aveva potuto portare con sé il suo gatto Simba, ma lo rivoleva. Ci rivolgiamo ai nostri amici di PETA, il gatto Simba varca il confine, viene affidato a dei bravissimi volontari italiani, fa un lungo viaggio e oggi finalmente arriva in Italia dove si ricongiunge alla sua famiglia. Lo vediamo, lo salutiamo, lo abbracciamo, gli vogliamo molto bene. Simba è un simbolo, per Svetlana è come un figlio e rappresenta i tanti fragili che sono rimasti indietro e di cui nessuno, ricorda l'EMPA, si deve dimenticare che sia un solo gatto che deve riabbracciare la famiglia o i 43 cani e i 7 gatti che sono stati portati in Italia direttamente dall'EMPA, oltre a quelli sempre provenienti dall'Ucraina di cui l'organizzazione si prende cura. Ogni singola vita, umana o animale, merita protezione e soccorso. Di fronte alla crisi energetica esplosa con il conflitto in Ucraina, l'Enea ha realizzato un nuovo impianto solare a concentrazione presso il centro della Casaccia, dedicato allo studio, sperimentazione e validazione di materiali, tecnologie e soluzioni innovative per fornire calore alle industrie dal sole. Una tecnologia modulare e versatile, capace di garantire una fornitura di calore stabile ai processi industriali senza l'uso di fonti fossili. L'impianto, denominato SHIP, va a integrare il vasto campo solare del più grande centro di ricerche dell'Agenzia e ad arricchire l'offerta di infrastrutture, strumentazioni e tecnologie per la ricerca e lo sviluppo applicativo degli impianti solari a concentrazione, utili per enti di ricerca e industrie del settore e a supporto del trasferimento tecnologico.
La tecnologia chip ha un campo di applicazione veramente vastissimo. E si rivolge infatti all'industria e ai suoi fabbisogni termici. E pensiamo che a livello globale il 32% dell'energia consumata è attribuibile all'industria e di questa quota il 74% è riferibile al calore. L'impianto, che consente di testare materiali e componenti innovativi in condizioni reali di funzionamento, è composto da un collettore solare lineare della lunghezza di 36 metri, costituito da 425 specchi per un totale di circa 330 metri quadrati di superficie riflettente, con una temperatura operativa massima di 320 gradi centigradi e una potenza termica di circa 200 kW. Chip si presta oggi allo studio di applicazioni industriali di piccola e media taglia a medio-alta temperatura, che consumano circa il 50% dell'energia termica richiesta dall'industria, ma per le quali ad oggi non esistono soluzioni tecnologiche green consolidate. È un'infrastruttura dedicata alla produzione di calore per impianti industriali. Per impianti industriali si intende tutti quei processi industriali che richiedono calore ad una determinata temperatura, in questo caso a media temperatura tra i 250 e i 450 gradi. Tipicamente i processi industriali che lavorano in questo range di temperatura sono quelli che riguardano le industrie tessili, cartarie o industrie alimentari. Tra i potenziali settori di applicazione vi sono appunto quelli tipici del Made in Italy, tra cui cottura, pastorizzazione e sterilizzazione nell'agroalimentare e bevande, sbiancamento ed essiccazione nel tessile, candeggio e preparazione della polpa nella carta, distillazione ed evaporazione in chimica e farmaceutica, trattamento per vernici nel settore automobilistico, ma anche alcune fasi fondamentali di processi industriali legati alla produzione di acciaio, cemento, vetro, plastica e pellame. Il concorso Donna Sport, organizzato dal gruppo Bracco col patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico, torna per la sua sesta edizione. Lo scopo è quello di premiare valore e impegno delle sportive più meritevoli. L'iniziativa è infatti rivolta a tutte le atlete e paratlete praticanti una disciplina sportiva a livello agonistico che abbiano ottenuto tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 risultati sportivi di rilievo e che nell'anno scolastico accademico 2018-2019 abbiano frequentato con successo un corso di studi. Beh, sicuramente il concorso Donna Sport è fondamentale perché dà l'opportunità alle ragazze che fanno attività sportiva e al tempo stesso vanno bene negli studi di vedere riconosciuto il loro impegno. Noi come società di atletica, Bracco Atletica, con le nostre atlete cerchiamo di abbinare studio e sport allo stesso livello. Per dare un'idea, quando una nostra ragazza va a laurearsi, la festeggiamo nello stesso modo di quando vince un titolo italiano. Palazzo Visconti di Milano ha inoltre ospitato la presentazione di La bambina più forte del mondo, libro di Silvia Salis, ex atleta olimpionica di lancio del martello e attuale vicepresidente vicario del CONI. È nata dall'osservazione della realtà e in questi anni, da quando ho smesso di fare l'atleta, mi è sembrato di vedere ancora troppe disparità tra la considerazione dei bambini e delle bambine nei riguardi dello sport e della vita. Il concorso Donne Sport è importante perché quando si lega lo sport, la cultura, la pianificazione del futuro si ottengono sempre dei grandi risultati, quindi ringrazio la Bracco per l'impegno in questo senso. Ospita all'evento anche Letizia Caccavale, presidente del Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia. Per noi istituzione la progettualità e le iniziative messe in campo da associazioni come Fondazione Bracco sono importantissime perché l'istituzione ha proprio il compito di valorizzarle e, come dice il principio di sussidiarietà, supportandole e mettendole quindi in risalto con sinergia, entrando in rete, facendo un gioco di squadra.